E buongiorno mondo, sono le 6:30, sono ancora in tenda, però ho già sbaraccato quasi tutto e mi sono fatto anche il tè. Quindi ora faccio colazione e nel mentre ragiono su cosa fare, perché ieri sera poi ho scoperto che la strada che mi stava facendo fare Komoot con quel pezzo di 2 km al 15% nello sterrato è un sentiero per camminatori e anche mettendo la funzione bici da corsa continua a mandarmi lì, quindi aggiungendo un punto, tornando giù verso Norcia, farei 11 km in più, però sarebbe tutta una strada dal 4-8%, ma considerando che ieri un pezzo di quella salita l'ho già fatto, prima di fermarmi non so quanto ne vale la pena, però 15-18% in bici carica. Sullo sterrato mi sa che spingo, quindi il tempo alla fine diventerà lo stesso, sia fare 11 km che 2-2,5. Non lo so, valuto, faccio colazione e a pancia piena poi ci penso. Vi farò sapere se decido la morte lenta o quella più veloce. A dopo ragazzi, buona giornata. Molto bene ragazzi, il campo base l'ho smontato, la bici è carica, io un po' meno carico perché ho deciso di seguire quella regola che dice mai tornare indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Sì, ho deciso che andrò a vedere, almeno vedere, com'è questo sentiero al 15-17% sterrato di un paio di chilometri che mi riporterà sulla strada principale che avrei dovuto comunque seguire ieri. La regola forse non la seguo, perché se arrivo lì e vedo che è troppo devastante, comunque torno indietro e faccio gli 11 km che rifanno tutto il giro tornando giù da Norcia e risalendo dalla parte corretta e non quella che mi ha proposto, quella di Komoot. E niente, vi farò sapere se sceglierò la morte nera o la fatica assurda. A dopo, ragazzi, vi farò sapere. Almeno il vento sembra essere cessato. Ciao 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 ciao. Eh no ragazzi, la regola del non tornare indietro non possiamo rispettarla perché la strada è questa qui e non credo sia percorribile. Pedalando è impossibile, spingendo 2 km così diventa 2 ore di camminata e fatica, quindi faccio il giro largo. Purtroppo mi tocca tornare indietro. E come mio solito, l'approvvigionamento dell'acqua lo faccio al cimitero. I cimiteri mi salvano sempre. L'acqua si trova. Carico e continuo. A dopo. A 900 metri sul livello del mare e direi che il mio computerino ci azzecca anche. Quindi mi posso fidare. Sono quasi arrivato al punto che poi vi dico. Oh, non passa mai nessuno quando attacco la videocamera. Ragazzi, ragazzi, direi che è andata molto bene. Anche se ho allungato, ho fatto 12,1 km adesso, dopo 1 ora e 18 di pedalata, di tutta salita al 3-4%, qualche punta al 6%, ma sono arrivato nell'esatto punto a 2,5 km da dove ero questa mattina, dove arriva quel sentiero che suggeriva quel criminale di Komoot. Ma si può? Anche impostando come ciclismo da strada, faceva arrivare da questo sentiero qua. È quasi difficile farlo a piedi con lo zaino in spalla, ragazzi. Sapete se c'è un modo per segnalare a Komoot queste cose, in modo che non mandi un altro ciclista su questa strada qui e faccia fare quella giusta sull'asfalto, in salita, ok, un po' più lunga, ok, ma non così da criminali. Ragazzi, proseguo, va, che provo ad arrivare al rifugio Perugia. E magari mangiare un boccone lì, anche se sarà presto. Vedo, magari faccio solo una merenda abbondante. A dopo, ragazzi. Pedala, Giappino, pedala!
ragazzi, per gli ultimi 5-6 km di salita che c'è ancora davanti a me. Non poteva non alzarsi anche il vento. Ah, sto vento davvero è maledetto. In più ho avuto una notizia un po' pessima e che mi sta per rovinare tutto il viaggio. Per l'ennesima volta, non lo so ancora, ma mi aggiornerò. Questa qui è una cosa un po' più lunga, quindi per ora pensiamo ad arrivare al rifugio Perugia, ragazzi. Pedala, Giappino, non ti lamentare sempre. Pedala! Ragazzi, manca un chilometro al rifugio, sto un po' faticando, un po' di pensieri, però guardate un po' che paesaggi, nonostante la foschia, lì c'è ancora un po' di neve sul versante in ombra e calcolando la mia sfiga di questi ultimi periodi, spero che il rifugio sia aperto, che abbia qualcosa da mangiare, perché sennò sono fregato. Mi godo ancora 30 secondi questo paesaggio e poi faccio l'ultimo strappetto. Guardatevelo anche voi. Pace, calma e vaffanculo i problemi. Sono arrivato al rifugio Perugia, il cartello dice che è aperto, come vedete ancora i gravi segni e danni dovuti al terremoto. Da quello che ho letto dovrebbero aver fatto un ala a parte in legno, una baitina in legno dove servono ancora da mangiare, e speriamo che ci sia già qualcosa per il Giappino che ha fame. Vi faccio sapere tra 3 minuti. Ciao ragazzi. CVD, come volevasi dimostrare, tutto chiuso. La fortuna, il Giappino proprio non sa che cos'è. Il problema è che adesso da mangiare al volo di veloce non ho niente, perché ieri non avevo fatto poi la spesa, che era domenica, e adesso guardo dove devo arrivare per mangiare, se no mi tocca farmi una delle paste di emergenza, una yakisoba di quelle liofilizzate. Quella ce l'ho, non è che ho voglia di mettermi lì a sbaraccare tutto. Volevo mangiare qualcosa di caldo, veloce. Vabbè, se trovo anche solo un panino. La fortuna che cos'è? Il Giappino non lo sa. Vi aggiorno, sì, vi aggiorno. Anche se ho fame, sono felice. Vero che non vi servono poi così tante parole per raccontarvi questa meraviglia? Visto la fatica e le brutte notizie avute oggi, ho deciso di fermarmi in una trattoria ristorante Lusoccio, appena sotto a Castelluccio di Norcia, nell'ala che hanno ricostruito per spostare le attività che non potevano più lavorare nel paese a causa del terremoto. Quindi vado qua, mi prendo un piatto, qualcosa da bere e niente di più, perché non è che ho così tanti soldi da spendere, ma almeno li lascio qui a Castelluccio dove servono e poi riprendo la discesa e vado verso Ascoli Piceno. Vi faccio sapere cosa mangerò, penso alla pentolaccia del maiale spezzettato saltato in padella con le patate, credo costa 10 soldi, più coperto 1,50 euro, più qualcosa da bere
e va tutto bene. Mascherina e si va. Ragazzi, ora chi pedala più con tutta questa roba sulla panza? Nell'attesa mi hanno portato una zuppetta di farro e poi mi sono mangiato quella pentolaccia, cioè straccetti di carne di maiale saltata con le patate, un quartino di vino rosso che ci stava e mi ha reso le gambe belle gommose per fare questi ultimi 50 km per arrivare ad Ascoli Piceno o vedo dove arriverò questa sera. Adesso ho ancora un pezzetto di salita e poi quasi tutta discesa, a parte qualche rampetta su e giù così, ma mediamente discesa fino ad Ascoli, perciò penso a fare questa salita con la panza piena e poi si va ragazzi. Anche i pensieri stanno andando, anche i pensieri ve lo dico, ma niente, vabbè, non ci lamentiamo, godiamoci questi ultimi momenti e poi vi racconterò. Ciao. Ragazzi, mi hanno salvato Luisa e Roberto con un caffè caldo in questa giornata ventosa, con poca neve per loro ma troppa per me. Ciao a tutti, buon viaggio. Loro sono in giro col super van, un po' più caldo che la mia tenda, eh. Sempre vento, mannaggia. E davanti a questo splendido panorama, peccato per il clima non dei migliori, ma comunque sempre piacevole essere in un posto del genere, sono arrivato al punto dove devo salutare l'Umbria ed entrare nelle Marche. Nuova regione, nuove avventure, stesse salite, stesso vento, stessa fatica. A dopo! Ragazzi, sono sul valico. Di lì c'è discesa e dietro c'era la salita. Per oggi le salite faticose dovrei essermela lasciata alle spalle. Quest'ultimo strappo mi ha segato le gambine. Madonna, però guardatela ragazzi. Emozioni. Spettacolo. Ragazzi, game on. Si scende. Stanno molto attenti questo vento e le discese ripide. Ma ci siamo. Ah, dopo. Cosa vi avevo detto? Fine delle salite? Era una bugia. Si sale ancora. Ma basta! Pedala Giappino, che hai già rotto tre quarti di scatole a furia di lamentarti. Va bene, pedalo. A dopo. Anche qui a Monte Gallo, nonostante i panorami stupendi, i segni del terremoto sono ben visibili e tangibili. Guardate qua. Impressionante, veramente.
niente da dire. Carico l'acqua e me ne vado. Scusate ragazzi. Ragazzi belli, ma anche quelli brutti, sono le 6:07, è già abbastanza tardi, ho pedalato 71 km, me ne mancano 10 ad Ascoli Piceno, ma è ora di cominciare a cercare un pratino per bivaccare, perché sennò si fa troppo tardi. Ok, che adesso c'è l'ora legale e un'ora in più di luce, ma me la sono già giocata, essendo le 6:10, quindi Giappino, pedala, taci e cerca un boschetto, che è tardi, mannaggia. Many tic tacs later. Bene, 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 73 km pedalati, volevo farne qualcuno in più, avrei potuto farne qualcuno in più, volevo superare anche Ascoli Piceno, che tanto ho già visitato, avrei voluto rivisitarla perché mi era piaciuta, ma devo avvicinarmi il più possibile a Pescara per vedere di risolvere quei problemi dei quali vi dicevo prima, ma visto che ancora non so niente, non ho delle certezze, non vi racconto niente, vi dirò poi. Ho trovato questo capanno con questo macchinario lì abbandonato. Là in fondo corre la provinciale, però io mi metterò in questa zona qui con la tenda e sarò ovviamente coperto e non visibile. Ora sto facendo un po' di manutenzione alla bici, sto cambiando le pastiglie dei freni davanti perché io freno come un cretino e oggi frenava poco, quindi gliele metto nuove perché domani è quasi tutta discesa e devo avere i freni buoni ed efficienti. Quindi sicurezza, manutenzione. Adesso che viene in buio monto la tenda, mangio qualcosina, se ho qualcosina, non ho fatto la spesa, quindi boh, niente, mangerò qualcosa così al volo, dei rimasugli che ho nelle borse. E niente, tutto qui, l'aggiornamento è questo. A domani e buonanotte a tutti.